È da mesi ormai che continuo a ricevere dei messaggi da parte di persone che mi chiedono cose sull'università. A me le chiedono. Mi sento in certo modo onorato. Mi state chiedendo consigli sull'università da scegliere, sulla vostra carriera futura, su cosa dovreste fare nella vita. È un po' complicato. Ognuno ha delle storie diverse. Tutto ciò che posso fare io al momento, l'unica cosa che posso fare al momento, è raccontarvi la mia esperienza. Male, so, ovviamente. Partiamo dal presupposto che io, come filosofia di vita, ho quella di farsi trasportare dal vento. Ho dei piani nella vita e li inseguo, però mi lascio tantissimo trasportare dagli eventi e dal vento. Le circostanze della vita a condurvi verso una determinata strada. Dunque, il video lo stavo registrando a Nizza e lo stavo registrando male, rigorosamente, ma forse questa volta alquanto esagerato. Quel video non ha alcun senso. Ciao, aereo, hai scelto proprio il momento giusto per passare. Ci sono io che a un certo punto cammino sulla promenade, poi incontro un'amica, poi faccio il bagno, poi raccolgo le pietre sott'acqua per farvi vedere quanto fanno schifo le pietre invece della sabbia. Infatti le pietre fanno proprio schifo invece. Poi ci sono io che praticamente continuo a camminare sulla spiaggia, cercando di trovare un punto dove poter parlare, e vengo aggredito dalle onde. Insomma, quel video non aveva alcun senso, un po' come la mia vita però. E quindi mi sono detto, forse è il caso che lo rifaccia completamente da capo. E quindi eccoci qui in questa stanza azzurra di Taranto, dove racconto di nuovo tutto quello che avevo fatto, che avevo detto prima. Male, però un pochino meglio, forse meglio. Quindi cosa stavo dicendo? Cosa avrei dovuto dire? Quando ero piccolo io volevo fare l'artista, ma nonostante questo volevo fare anche lo scienziato. Nonostante questo volevo fare anche l'astronauta, volevo fare un sacco di cose da bambino. Questo ha portato a sviluppare quella consapevolezza in me del non essere assolutamente in grado di scegliere che cazzo fare nella propria vita. Quindi nel dubbio io ho sempre fatto tutto, ma con uno spirito particolare, ovvero quello di farsi trasportare dal vento. Le cose più belle della vita accadono per sbaglio, per caso. Quindi io mi sono sempre lasciato tutte le porte aperte e ho visto dove soffiava il vento, dove mi lasciava andare, dove mi voleva portare. Che cazzo stava succedendo intorno a me? Cosa mi andava di fare in quel preciso istante? Insomma, non sono molto lungimirante. Ad ogni modo, ho deciso di diventare uno scienziato, ma inizialmente io volevo fare il biologo. Non so perché io biologia non l'avevo mai studiata, però inizialmente mi affascinava un po' di più. Il mio piano era quello di costruire un'armata di animali, metà uomo, metà bestia, pesce marino possibilmente, da cavalcare. E quindi ero molto molto direzionato verso la biologia, no? E non è così che funziona, o mi hanno mentito? Forse perché se tu sei biologo puoi dire alle persone, io nella vita, non lo so, curo il cancro, faccio una ricerca sulla broncopolmone, che cazzo. Se sei chimico invece cosa dici? Io sto cercando di realizzare una reazione particolare che avviene tra una molecola e un'altra, che tanto tu non conosci e non sapresti nemmeno che cosa sia. Insomma, sono molto peggio. Quindi ero giovine, avrei dovuto scegliere una scuola superiore e avevo scelto di andare in realtà a fare il biologico. Purtroppo però quello non ti dava nessun foglio. Invece c'era dall'altra parte un istituto tecnico che era quello di chimica, cioè diventavi un perito chimico, e i miei mi hanno in qualche modo suggerito, ecco, che se avessi fatto quella strada, nel caso in cui il vento avesse soffiato nella direzione del non fare l'università ma lavorare, non so perché, in realtà non ho mai voluto non fare l'università, però con l'istituto tecnico professionale potevi farlo. Col cazzo, perché io comunque volevo la laurea, se non mi chiamavano dottore tutta la mia vita sarebbe stata una mera finzione, e quindi senti come suona bene, dottor Barbascura, dottor Barbascura, come riempi. Insomma, mi iscrissi a questo istituto tecnico statale satanico. Dovete sapere che questa scuola, che si chiamava il Pacinotti, ciao a tutti gli sfigati che come me hanno fatto questa bellissima scuola, era praticamente divisa in sezioni. C'era chi faceva informatica, c'è chi faceva che cos'era? Elettricista, no? E c'era la sezione di chimica.
una classe con 22 persone, le altre erano tipo 50 persone ammucchiate tutte insieme, 25 milioni di classe. Quelli che volevano fare chimica erano pochi, 22 persone. Tra l'altro, in tutto il dipartimento c'erano tipo soltanto 7 ragazze. E tutte e 7 erano nella mia classe, in quella di chimica. Tu dirai, minchia, che fortuna che avevi. E in realtà, vedi che tutti intorno stavano come affamati, come i branchi di leone, che erano proprio là a puntare alla preda. Queste povere criste, se fossero state beccate, squartate proprio. Che poi in realtà ste ragazze, se proprio vogliamo dirla tutta, se fossi stato in loro, visto che non c'era alcun tipo di competizione, io probabilmente se fossi stato in loro avrei smesso completamente di curarmi, tanto ti andavano dietro comunque. E a quel punto non ci sarebbe stata più alcuna differenza tra gli uomini e le donne. È geniale, no? Ad ogni modo mi sono diplomato e ho scoperto che non solo ero un genio della chimica, ma ero anche molto appassionato della cosa e quindi avevo capito che l'università di chimica era la mia scelta giusta. E mi sono iscritto all'università di chimica a Bari. Ora, io non mi soffermerò qui nello spiegarvi perché io odio l'università di Bari e perché ho tanto tanto desiderato di vederla bruciare, specialmente quella di chimica, come tutte le altre in realtà di Bari. Bari. Ma non facciamo brutta pubblicità a Bari. Anche se vederla bruciare in realtà in questo momento mi farebbe molto piacere. Ho studiato là, però in qualche modo qualcosa, una voce in me mi diceva: tu devi scappartene da qua, coppa, non puoi stare. E quindi ho fatto quello che la meravigliosa Unione Europea ci regala, tutti noi studenti che siamo stretti nel nostro habitat, che vogliamo uscire dalla nostra comfort zone e esplorare il mondo. L'Erasmus. Tra l'altro ci ho fatto un video sulla cosa che si chiama Missione Erasmus, è un diario di bordo sul canale principale. Ragazzi, penso che sia uno dei video più belli che abbia mai fatto, quindi se non l'avete visto vi consiglio di andarlo a vedere. Ad ogni modo andai al dipartimento dell'Erasmus di Bari per chiedere i moduli dell'Erasmus, per scoprire che era un bordello. Vabbè, questo ne parleremo poi, perché l'università di Bari faceva schifo sotto tantissimi punti di vista. Dovevo scegliere dove andare e io ho messo Poitiers, in Francia. Non perché Poitiers fosse bella, ma perché io non l'avevo mai sentita nominare, ad eccezione poi di Fabrizio De André, no? Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra. Su quel discorso in qualche modo vinco il bando. Non so bene come, però mi dicono: stai per andare a Poitiers. Wow. Immaginate la mia emozione nello scoprire poi che effettivamente a Poitiers non c'era chimica. Cioè, io non so esattamente chi a Bari abbia curato il programma Erasmus, però sono andato a Poitiers per scoprire che non c'avevo un emerito cazzo da fare. Dovevo stare là 6 mesi, non avevo un emerito cazzo da fare. Non che chimica non ci fosse, anzi, però era assolutamente incompatibile con l'università di Bari. I corsi erano completamente diversi, erano diverse le lunghezze degli esami, erano messi in maniera tale che tu non avresti mai potuto completarli. Insomma, una merda. E quindi ho fatto quello che avrei... un bordello, praticamente ho studiato biologia. Lì ho studiato biologia, ragazzi. Ho fatto degli esami di biologia. Uno si chiamava tipo... ma non mi ricordo manco più. Era sostanzialmente tipo le radiazioni, uno studio fisico delle radiazioni, il cancro. Cosa c'entra con la chimica? Non lo so. Ritornato a Bari dal mio Erasmus di 6 mesi, tra l'altro molto molto bello, una delle esperienze più belle della mia vita, avevo così tanta voglia di recuperare questo periodo di 6 mesi che era stato non esattamente fruttuoso dal punto di vista degli esami, perché ovviamente ho fatto esami che non erano compatibili, quindi, che mi sono messo a studiare come un razzo, e lì sono proprio uscivano i 30 e lode che io prima me li sognavo. Prima se mi davano 21 io, mamma mia, grazie, qualcosa era scattato in me, stavo andando una bomba. E così, da lì a poco, che non ricordo in realtà cosa significhi poco, se sono anni o mesi, vabbè, mi sono sostanzialmente laureato. Solo che io mi sono laureato a dicembre. Tra l'altro io mi sono laureato dicembre, qual era? Era il giorno prima della fine del mondo, dei Maya. Tanto che alla festa di laurea, io mi ricordo, oltre ad aver fatto un casino della miseria, avevamo organizzato il conto alla rovescia per la fine del mondo, in cui io avrei urlato al cielo: vaffanculo, anche se tu finisci, io mi sono laureato, ho fatto in tempo. Comunque era dicembre, a questo punto cosa fai? Cosa fai? Perché i corsi successivi iniziano a settembre. Quindi o inizi un corso di studio già iniziato, però è un bordello, sei già in ritardo prima ancora che inizi, oppure aspetti. Ecco, entrambe le opzioni mi facevano schifo, quindi cosa ho fatto? Ho detto,
sai che faccio? Visto che io non voglio proprio rimanere a Bari, avevo deciso di trasferirmi a Bologna per un sacco di ragioni, anche perché Bologna è una delle università più belle che esistano in Italia. Non se ne offendano le altre università, però io Bologna proprio ce l'ho qua nel cuore. Poi per un sacco di altre ragioni, sostanzialmente, decisi di trasferirmi a Bologna, però non potevo farlo perché iniziavano i corsi a settembre. Quindi quello che ho fatto è iscrivermi comunque a Bari. Visto che mi ero laureato con un bel voto, loro mi davano anche una riduzione quasi completa dell'iscrizione, ho pagato qualcosa tipo, davvero non sto scherzando, l'iscrizione per un anno era qualcosa tipo 300 euro, cioè proprio è pochissimo. E quindi mi sono iscritto alla specialistica di chimica e sintesi organica a Bari. Solo che mi sono di nuovo scontrato con la merda dell'università di Bari, tipo esami che sono infiniti, esami da 3 crediti che secondo il professore sono tipo l'esame più importante della vita, cose che... merda, merda. Allora alla fine, quando mi sono trasferito a Bologna, ho bruciato gli esami che avevo fatto a Bari e li ho rifatti a Bologna e, signori, la differenza era immensa, sia a livello di studio che a livello di programma, che proprio... la passione dello studiare gli stessi esami che a Bari mi avevano fatto schifo. Questo significa avere una bella università ed è importante. Quindi ecco, se dovete prendere qualcosa da questo video di merda in cui sostanzialmente sto parlando di tutto e di niente, è questo: fate quel che vi piace nella vita, non pensate troppo al futuro, perché se siete bravi in quello che fate, vi appassionate, sicuramente riuscite bene, ma scegliete ed investite in questo, quindi scegliete la cosa migliore, perché magari andate a fare quel che vi piace, ma in un luogo di merda, e finirete per odiare quel che vi dovrebbe piacere, ed è un gran peccato. Questo vale per tutto nella vita, mi raccomando. Ad ogni modo, ho scoperto che avendo utilizzato soltanto 6 mesi di Erasmus, e il programma Erasmus si può usare fino ad un anno durante tutto il ciclo di studio, ho deciso di fare un altro Erasmus, e questa volta sono andato al Trinity College di Dublino, dove ho scritto la mia tesi di laurea per 6 mesi, in un laboratorio meraviglioso, tutto era in regola, tutto era perfetto, ragazzi, una meraviglia. Avevo imparato l'inglese, io facevo schifo in inglese, l'ho imparato là, un sacco di nuova esperienza, un sacco di conoscenze in più, e a dicembre, di nuovo a dicembre perché sono pirla, non lo so, mi sono laureato. E a questo punto è scattato il problema solito. E mo? Cosa fai? Io avevo deciso già di fare un dottorato, però dove vai, cosa fai, eccetera. Io mi sono sempre specializzato in chimica organica, sintesi organica applicato ai sistemi biologici, quindi ho un po' fuso queste cose, sostanzialmente sintesi organica però applicata tipo al mondo dei farmaci, proteine, era una cosa che mi appassionava parecchio. Ed effettivamente il professore che mi aveva seguito durante la tesi dall'Italia si occupava di esattamente di quelle cose che a me interessavano. Faceva, incredibile, sintesi di peptidi che avevano un'azione biologica, ispirati alla morfina, ma avevano una funzione biologica sostanzialmente di analgesico. Quindi non avevano la componente, diciamo, psicoattiva, ma avevano una componente analgesica, biologico, ma con tanta chimica organica. Tra l'altro questo professore aveva scritto subito dopo la tesi un articolo, il mio primo articolo, che era una review su delle sintesi particolari, quindi era un casino casato, il professore mi piaceva da impazzire. Però a Bologna, per entrare in questo dottorato, bisogna vincere il dottorato. Che è una cosa che io posso anche capire, ma per molti aspetti funziona di merda. In sostanza, quindi, per avere qualche punteggio in più, nonostante le mie 2 esperienze all'estero evidentemente non importanti per loro, nonostante un articolo già scritto, ho deciso di trovare un tirocinio e ho cercato un po' in giro. E qui ho trovato un tirocinio a Parigi, ero in un ospedale, e dato che avrei dovuto lavorare in futuro su dei sistemi un po' più biologici, era prettamente in biotecnologie, che non è per niente la mia specializzazione, però ho detto: proviamo, facciamo questa esperienza, impariamo cose nuove. Uscire ancora dalla comfort zone, insomma. E quindi sono andato a Parigi, in questo laboratorio di questo ospedale, facevano ricerca sull'arterosclerosi, e io ho lavorato là per 6 mesi. Tra l'altro, incredibili loro, dovevo avere veramente pochissimo come salario, solo che loro mi hanno detto, dato che lavori bene, ti aumentiamo il salario ad un salario decente, più di un dottorato in Italia, e quindi io potevo sopravvivere a Parigi lavorando là e facendo qualcosa di estremamente bello e soprattutto appassionandomi anche a questa cosa, anche se ho capito comunque che, essendo io chimico e non biotecnologo, avevo comunque tantissime lacune, cioè ho perso un casino di tempo per imparare a usare tutte queste cosine piccoline, è completamente diverso dal chimico ovviamente.
Però d'altro canto era una cosa fighissima, perché ero l'unico chimico di tutto il dipartimento, cioè di tutto l'ospedale in realtà. Quindi tutti i professori venivano da me, povero appena laureato chimico, a chiedermi come fare le loro reazioni, come fare ad attaccare questa cosa qua. Io dicevo, no, non puoi farlo, devi mettere prima, non lo so, un linker. Gli spiegavo un po' come funzionavano le reazioni che dovevano utilizzare, cercavo in letteratura. Insomma, ragazzi, è stata un'esperienza incredibile. Nonostante questo, altri 6 mesi all'estero, a Parigi, dove ho praticamente lavorato, tornato in Italia, ho fatto il bando per Bologna, però per qualche ragione mi hanno valutato con un punteggio bassissimo. Quindi, ricapitolando, avevo 3 esperienze all'estero con 1 anno e mezzo complessivo di esperienza, un tirocinio in un laboratorio incredibile, un articolo scritto, un voto di laurea massimo, non volevo dirlo, però mi sono laureato col massimo dei voti. Mi hanno valutato meno della media, o forse medio. E io vorrei tanto sapere esattamente in Italia che cosa devo fare, cosa devo fare. E porca puttana! Ad ogni modo c'era ancora un sacco di incertezza per tutto. Ed intanto io avevo iniziato a vedere degli altri bandi, ma non dei bandi particolari. Dei Marie Curie. Anche il perché ho visto Marie Curie, poi vi spiegherò in futuro. Però sostanzialmente, che cosa sono i Marie Curie? Sono i bandi europei, al momento più importanti in Europa. Sono dei progetti che sono stati riconosciuti dall'Unione Europea come incredibilmente importanti, con dei punti, dei traguardi da raggiungere entro il 2020. Riguardo principalmente le scienze e... può riguardare, non lo so, potete trovare la cura al cancro, almeno quanto la creazione di nuovo materiale biocompatibile, eccetera, eccetera. Sostanzialmente per migliorare la vita del mondo, e quindi l'Unione Europea aveva interesse ad investire soldi. Sono molti più soldi rispetto al dottorato normale. E il numero, la competizione, il numero di persone che partecipano è incredibile, è molto difficile entrare. Nonostante questo, avevo fatto vari bandi, ne avevo vinti 3. A Bologna manco mi avevano cagato, qua avevo vinto 3 bandi Marie Curie. Uno di questi, tra l'altro, eravamo 110 a partecipare e avevano scelto me. Io sono abbastanza sicuro che ci fosse un errore in tutto ciò e non credo di essere stato degno di quel posto, però porca puttana, a Bologna manco mi avevano cagato, abbiamo una striscia di merda qua, proprio spruzzo, vabbè. Solo che di questi 3, uno era in un paese sperduto in Spagna, ma veramente sperduto, raga, non mi ricordo manco come si chiamasse, tipo Roci, boh. Avevo visto tipo meno di 10.000 abitanti e... non lo so, era sperduto tra le montagne. Tra l'altro il progetto era molto strano e non era esattamente la mia specializzazione, riguardava tipo enzimi anche in quel caso, però io avevo capito che in biotecnologia non è che sono proprio, cioè non è quello in cui mi sono specializzato, quindi sostanzialmente un po' di intimorito ero e ho detto vabbè, lasciamo stare. Il secondo era l'Imperial College di Londra, figata incredibile. Bellissimo. Ma poi il progetto non era molto compatibile, nel senso che anche in questo caso dovevo costruire dei polimeri, però praticamente facendo ingegneria genetica su dei batteri, quindi dovevo fare una cultura batterica, dovevo fare manipolazione genetica sui batteri e spingerli a produrre questi polimeri, era sostanzialmente biotecnologia. Io non sono un biotecnologo, anche in questo caso ero alquanto intimorito, e infine ho desistito, soprattutto perché avevo questo terzo bando che invece mi piaceva molto. Che è poi quello che sto facendo al momento. Questo bando era diviso tra 5 diversi enti, di cui 3 università e 2 industrie. Prevedeva una divisione di tutto il periodo di dottorato tra Nizza e Amsterdam, il motivo per cui mi muovo tra queste 2 città in particolare moltissimo, e riguardava la produzione di materiali da fonti rinnovabili, quindi una cosa molto figa. Era un altro campo ancora, perché qua siamo un po' nella scienza dei materiali più che della chimica, o nell'ingegneria chimica se volete, però ero molto incuriosito, sentivo di voler imparare qualcosa di nuovo, questo non l'avevo mai toccato, ho detto facciamolo. E sostanzialmente adesso è quello di cui mi sto occupando. Era molto affascinante da subito, quindi mi era piaciuto tantissimo. In pratica, ve lo spiego così in maniera molto scema, in pratica le bottiglie di plastica, ad esempio la plastica comune, deriva dalle fonti non rinnovabili, quindi dal petrolio. Io andavo a intervenire in questo campo. In pratica quel che fa la bioraffineria è prendere fonti rinnovabili come possono essere le piante, quindi la biomassa lignocellulosa. All'interno della biomassa lignocellulosa abbiamo cellulosa, emicellulosa e lignina. La cellulosa e l'emicellulosa in particolare sono dei polimeri di zuccheri.
In particolare, ad esempio, la cellulosa è composta principalmente da fruttosio e glucosio, che sono i mattoncini. Questi messi in successione uno con l'altro formano questo polimero che si chiama cellulosa. Quindi quel che si fa è degradare, digerire questo polimero ottenendo dei mattoncini che sono gli zuccheri, poi cambi questi zuccheri progressivamente, li trasformi, sono praticamente delle molecole di partenza, ma trasformi questi zuccheri in altre molecole fin quando non ottieni una molecola che può essere polimerizzata per ottenere un nuovo tipo di plastica. Quindi intervenivo in quel settore, che è un settore nuovo, non avevo mai toccato nulla del genere, e quindi eccomi qua. Questo è sostanzialmente come ci sono finito e come potete vedere mi sono sempre lasciato trasportare dal vento. Non c'era una vera e propria visione a lungo termine, è stato tutto quanto abbastanza casuale e sono estremamente felice. Ora, se mi chiedeste, ma quindi la tua specializzazione qual è, io vi direi, non lo so, io sono un chimico organico specializzato in sintesi organica che ha lavorato in biotecnologia e sta facendo dottorato in più o meno scienze dei materiali. Con tanta chimica ovviamente, però è scienza dei materiali. E quindi nulla, io non ho altro da raccontarvi. Questo è dal punto di vista del dottorato e degli studi che ho effettuato, come sono andati. Quindi se volete un consiglio, come sempre, a voi che mi chiedete cosa fare nella vita, qual è la cosa migliore, qual è il settore migliore, io vi dico fate quel che vi pare, tanto quasi sicuramente cambierete idea sul vostro futuro. E quasi sicuramente non finirete a fare quello che state pensando in questo momento di fare, non perché non siete in grado di farlo, ma perché oltre a cambiare idea avrete altre possibilità molto ghiotte da cogliere. Quindi non vi preoccupate troppo dei vostri studi, perché sono soltanto una piccola parte della vostra vita, sicuramente influenzeranno il vostro futuro, ma l'unica cosa che davvero conta è studiare, perché la conoscenza è quello che effettivamente potete vendere e se ce l'avete nessuno vi può cagare il cazzo. Adesso scusate, me ne torno a mare.